Buongiorno, mi sa che questi buongiorni sono un po' monotoni perché ci sono sempre solo io. Ma Gian dorme sempre, io ci provo a svegliarlo. Questa caletta è deliziosa, metà spiaggia privata, metà spiaggia pubblica. E quello lì invece è il cadavere di Giano. Buongiorno amici. Noi lo sappiamo che è il secondo buongiorno, vero? C'è già stata un'apertura precedente? Un po' di ore. Ma io non sono esistito, quindi io saluto adesso. Ecco, diciamo che quello che ci contraddistingue è che entriamo entrambi in acqua come i vecchi, perché ci piace soffrire. Si soffre! Bagnetto fatto, abbiamo anche sistemato tutto il van, abbiamo steso come al solito, pulito dentro che c'era di tutto. Dobbiamo chiudere la camera da letto e ripartire. E andare a fare colazione! Ci siamo dimenticati il lampadario. Lampadario. E voilà! E siamo già marci. Partiamo? Non ho le chiavi. Stai calmo. Hai ragione tu. Ciao Baglietta. Attenzione. Qui è senza senso. Allora, facendo attenzione a non finire nelle buche grandi come la fossa delle Marianne che ci sono su questa strada. Quando parliamo di buche belle grosse. Pronti via, destinazione Caffè Florio. Per una sana, ricca e vitaminica colazione siciliana. Si muore di caldo, ma c'è un'ottima soluzione ai nostri problemi. Doppia granita, caffè mandorla, gelsi limone. Per com'è ci siamo un po' affezionati a questi gusti, ragazzi. Vado di tuppo. Buona ed è un sollievo con questa temperatura, raga. Buonissima questa granita, una delle migliori di tutta la vacanza. Vogliamo anche dire dove siamo? Siamo da Bar Florio. A Licata. Verace, pieno di locali. Se ci sono i locali, siete nel posto giusto. Volevamo essere un po' rapidi con questa recensione, ma in realtà ci dobbiamo un attimino soffermare un po' di più. Azzardo, la eleggo migliore granita di tutta la vacanza. Allora, io non so se mi spingo a dire che è la migliore, ma sicuramente una delle migliori granite provate finora. Dopo la colazione super, la granita da Florio, ricordatevi questo posto a Licata, su consiglio di Oste Peppe di ieri sera, siamo alla rotonda. Cosa succede alla rotonda? Venite a scoprirlo con noi. Quanti anni è che fa questo lavoro lei? Dalla nascita. Mia nonna vendeva pane, mia madre vendeva pane, mio fratello vendeva pane, io ho fatto pane. L'ho lasciata a lui e lui se l'è tirata. Vedete la pasta nostra com'è? È stata preparata e schiacciata 24 ore fa. Grandi antichi siciliani, Russello, Margherita e Tumminia. Vedete che bella la vegetazione. E cosa c'è sopra? L'acciuga e il pomodoro? L'acciuga sembra una strana. Questa è bottiglia giudicatese. Che è il nuovo pomodoro DOP che avete. Brava. Com'è che si chiama? Bottiglieggio. Bottiglieggio. Sì. Ok. Questo è il giallo e questo è il rosso. Posso assaggiarne uno? Come no? Senti che dolcezza. Super dolce. Non ti lascia acidità in bocca. Si sente che non c'è medicina. Grazie. Hanno sa che profumo che fanno. Che buono. Questa è la vigna, l'occhio di bue. Grazie. Grazie, super gentile. Questa è la fausa licatese. Cin. Speciale. Se non hai fame ti viene. L'acqua di pomodorini gialle. Bravo, ed è una cosa favolosa, gli dà un profumo sia giallo che sia del rosso. Lampanata. Banata tradizionale. È
È buona, sì. Non siamo usciti a mani vuote. Ma succede mai? Bottino di guerra. Bottino di guerra che adesso vi facciamo vedere. Fuaz. No, fauzza. Fauz, no, fuaz. Secondo me è fauzza. Vabbè ragazzi, focaccia in licatese. Panzerotto ripieno di bontà. E, perché non bastava mica, sfincione due versioni. Signori, siamo tornati a Palermo, ultima granita siciliana, prima di lasciare questa stupenda isola. Mandarino e anguria versus fragola e limone. Ragazzi, io mi sono letteralmente innamorato del gusto mandarino, ho anche sputato. Ho deciso che se c'è qualsiasi cosa al gusto mandarino io la voglio. Fragola e limone per me. Granita di livello. Bene, l'avventura siciliana sta per giungere al termine, ma sta per iniziare quella sarda. Quindi adesso direzione porto, avremo da aspettare quelle 16 ore prima di partire come al solito. Sono un po' triste perché questa è stata la mia ultima granita siciliana. Della tua vita? Non della mia vita, però chissà quando è che ne riassaggerò una in Sicilia. Fatela spedire. Si sale già, ragazzi. Non sapevo che imbarcassero le auto anche all'esterno. Buonasera. Grazie. Tutto a sinistra. Andiamo all'aperto. Sei contento? Ho i brividi. Ma hai parcheggiato su in alto. Come non detto. Come non detto. Ah, perché siamo dei camion. Buonasera. Ok. Cioè, sembriamo che dobbiamo trascorrere una settimana su questa nave. L'importante è che hai il cibo. Continuano le nostre vacanze in stile Barbone style. Barboni, ma di lusso. Già non guarda i TikTok e ride da solo. Umidità tipo un milione per mille, un milione per cento, tanta, tantissima. Siamo partiti, quindi si mangia. Sì. Vai. Benvenuti sulla Grimaldi, è arrivata l'ora di cena. Ah. Parte... No, non voglio questa qua, voglio l'altra. Pizza? In tutto questo faccio presente che siamo in mezzo a un corridoio. Ci può fare. Posto così? Un pezzettino di focaccia, se fosse possibile. Digestivo, un amaro. Un pezzettino di focaccia, ci sta proprio bene da smezzarci, vero? Io ancora un morsettino di qualcosa me lo farei, onesto, eh. Questo me lo chiami morsettino? Buonasera. Prosciutto, credo ragusano, quindi caciocavallo, forse basta. No, anche patate e forse cipolla. Una roba leggera. Ma il viaggio in nave è impegnativo. Puntatina prima di andare a dormire. Buonanotte.